Giornata di presentazione ieri pomeriggio alla palestra Marco Polo di Nocera Superiore per il tennis tavolo Nocera. La compagine rossonera, dopo essere stata ferma quasi 2 anni per via della pandemia, in questa stagione ha finalmente ripreso regolarmente a giocare i tornei e adesso anche i campionati. Dopo la presentazione di tutti i componenti per l'annata 2021-22, c'è stato il debutto nel girone N di Serie C1, categoria nazionale che mancava da oltre 10 anni. La formazione di coach Cristian Cufano ha perso 5-3 dopo una partita tiratissima ma con grande correttezza sportiva, durata ben 4 ore contro il San Nicola, squadra casertana. I punti per i nocerini sono stati siglati da Francesco Longobardi, che ha portato a casa 2 punti, mentre l'altro da Roberto Ambrosino. Insieme a loro due completa il team l'esperto e capitano Rosario Bigliardo e Francesco Chiancone. I pongisti hanno dimostrato con questa gara inaugurale di poter essere competitivi e di poter salvaguardare la categoria nazionale, che è l'obiettivo primario del club del presidente Giovanni Landino. Questa domenica invece ci saranno i debutti, sempre in casa, della Serie D1 e Serie D2, che affronteranno rispettivamente Cava e Sapri. La D1 sarà composta da Raffaele Berritto, Simone Fimiani, Giovanni D'Ambrosio e Massimo Boccia, mentre la D2 da Gennaro Sica, Lorenzo Battipaglia e Giuseppe Di Lauro. Il club nato nel 2000 dalle ceneri della gloriosa Libertas Alfa Terna, che negli anni 90 vinse 5 titoli italiani e perse 2 finali di Coppa dei Campioni, ha come scopo principale quello di cercare di sfornare quanti più piccoli campioncini per inserirli poi gradualmente in questa disciplina, troppo spesso trascurata ma molto bella da praticare. Sì, questo è un momento importantissimo per lo sport in generale e anche per la nostra società, perché riprendere dopo 2 anni di inattività, di chiusura forzata, è un momento importante per noi e per il ritorno alla normalità fondamentalmente. Quindi speriamo che al di là dei risultati questo sia un momento di ripresa e che ci possa essere di buon auspicio per il futuro. Per quanto riguarda l'aspetto strettamente sportivo, è un campionato nuovo che affrontiamo quest'anno, è la C1, quindi campionato nazionale che ci siamo conquistati con il sudore 2 anni fa, e quest'anno cerchiamo di onorarlo al meglio sul campo, cercando di ottenere una salvezza quanto prima. Sì, da più di 10 anni, dai tempi della gloriosa Nocera e dagli scudetti e dai risultati dei campionati nazionali, adesso ci riaffacciamo ad un campionato nazionale dopo un po' di anni. Sicuramente sia per me, ma soprattutto per i ragazzi della squadra, è un'esperienza nuova, però la forza di questa squadra è il gruppo e soprattutto i giovani che si stanno formando negli ultimi anni, hanno fatto passi da gigante, quindi sicuramente sono loro la speranza. E il mio ruolo è quello di fare il capitano, di essere la chioccia, di sostenerli soprattutto da un punto di vista morale, e poi cercherò di metterci anche il mio per dare un contributo ai risultati sportivi. Sì, oggi è la prima giornata, c'è entusiasmo, anche se tutte le difficoltà insomma del Covid si sono ripercosse sul discorso allenamenti, però per quanto riguarda il campionato c'è tanto entusiasmo. Quest'anno facciamo la C1, che è il primo campionato nazionale, quindi per noi è una novità. Sì, allora, diciamo che con il presidente Giovanni Landino abbiamo fatto un progetto nel quale abbiamo sempre dato massima priorità al lavoro con i giovani, quindi il settore giovanile, diciamo, è la parte più importante, no, della nostra società, perché senza i giovani la società non può mai progredire. Quindi il settore giovanile è importante. Quest'anno parteciperemo ad un campionato di D2 con tutto il settore giovanile. Insomma, anche intorno a questo c'è entusiasmo per la ripresa, i ragazzi insomma sono euforici e hanno voglia di riprendere.